Hey guys e benvenuti in questo nuovissimo video. Siamo tornati oggi con Paper Please. Allora, vediamo cosa ci dice il giornale di quest'oggi. Ritorna la polio nelle FFUU. Soltanto un caso isolato? No, mi sa che ci sarà una super epidemia. Infatti, se non ricordo male, oggi avremo da controllare. Perché c'è un tizio rosso qua? Voi non lo vedete purtroppo. Aspetta, provo a farvelo vedere se ci riesco. Ok, così lo state vedendo. Perfetto, adesso rimetto la webcam come era prima. Ok, quindi c'è quel tizio rosso e non ho idea del perché sia rosso. Ok, questi sono i criminali. Non abbiamo nessuna novità. Pensavo che con questa cosa del polio forse la prossima. Mi ricordavo male. Ah, fammi mettere le cose. Arrivo amico, arrivo un attimo. Stavolta mi sono organizzato tutte le città qui di fianco sul portatile. L'altra volta mi ero dimenticato di farlo, quindi stavolta non sbaglieremo. Peraltro mi sa che sentirete un casino. Cioè, c'ho il vicino che alle 9:30, quasi le 8, deve mettersi a far andare un aggeggio che fa un casino incredibile. Spero che non vi dia troppo fastidio, spero che non lo sentiate. Comunque, la prima di oggi è una nostra concittadina. Controlliamo tutto, vediamo il peso, l'altezza corrisponde, il nome corrisponde, sembra tutto a posto. Ok, ok, le scadenze, con le scadenze, scadenze ci siamo. Vediamo se le cose sono giuste, perché non mi fido, le città potreste fregarmi. Perfetto, perfetto, la nostra amica qua può passare, perfetto. Non si poteva iniziare meglio di così, signori. Oh, è già arrivato l'amico dell'ordine, non mi mancava affatto. Allora, vediamo che cosa vuoi questa volta, che tanto non ti aiuto mai, quindi non ti aiuterò neanche questa volta. Allora, leggere rapidamente e restituire al messaggero. Khaled ha ucciso due agenti Ezik. Altro killer in arrivo. Quindi Khaled è quel killer che avremmo dovuto uccidere l'altra volta, ma che abbiamo fatto lasciato passare. Andatevi a recuperare gli episodi vecchi se non sapete di cosa sto parlando. Altro killer in arrivo, uomo in rosso. Ah, ora abbiamo capito perché quell'uomo è rosso. Ha informazioni su tutti gli Ezik di Azosk. Ottimo. Non correre rischi, devi ucciderlo oggi. Forniremo l'occasione. Se riesci verrai catturato. Immolati per Azosk. La famiglia sarà al sicuro. No, non lo farò. Non lo farò, spara a vista. Mi ha dato un'altra chiave per un'altra arma. No grazie, mi dispiace ma non lo faccio. Non lo faccio, io ho deciso che con l'ordine che non avrò niente a che fare, non lo aiuterò mai. Abbiamo questo tizio, altro di Arzoska. Orvec Vonor esiste. La scadenza è ok, il peso mi sembra a posto. Mi sembra tutto a posto. Sei un uomo, non sei tra i ricercati, no. Distretto di Ashta. No. Volevi fregarmi. Il distretto è sbagliato. Il distretto è sbagliato, non è Ashtan, ma è Altan. Ecco qua, interroghiamo. Questa carta contiene dati falsi. Non capisco. Arrestiamolo. Boom! Vi ricordo che se arrestiamo la gente ci danno dei soldi bonus. Quindi ottimo, ottimo. Subito un bel arresto per noi. Vediamo qua. Questo qui sembra un mormone. Solo visita. Ok, dimmi quando è la durata del soggiorno. Vieni 60 giorni. Qua corrisponde, però non mi hai dato il passaporto. Ce l'hai? Ti sei dimenticato di darmelo? Ecco, infatti sì. Immaginavo sarebbe stato troppo facile. Speravo di liberarmi in fretta di questo tizio. Invece dovremo fare tutti i controlli del caso. Vabbè, ovviamente la barba ce l'hai. Non risulti tra i ricercati. Tsunkeido di Impor è giusto, scritta nel modo giusto. Bisogna stare attenti perché cambiano una lettera sola e ci fregano. Per il resto mi sembra tutto corretto, quindi dovresti poter passare. Tu vieni dalle Federazioni Unite, quindi vieni da dove c'è stato il contagio di polio, della nuova malattia. Interessante, interessante. Cioè, è un po' rischioso accoglierti. Siamo proprio in tema con quello che sta succedendo adesso. Comunque mi sembra tutto corretto. Non lo so. Secondo me questa ci nasconde qualcosa, ma penso che possa passare. Dovresti poter passare. Vedi di non farmi casini, per favore, che non voglio pagare gli ammonimenti. Quindi grazie, non voglio ricevere ammonimenti, ti prego. Tebari, lo sapevo. Permesso d'entrata contraffatto, ma vaffanbagno. Io lo sapevo che c'era qualcosa che non andava in quella lì. Ne ero sicuro, rappresentante diplomatico. Però aspetta, te non puoi. Non hai l'autorizzazione per venire ad Arzoska. Vuoi fregarmi? Ho ogni autorizzazione. No, non è vero, ti arresto. Allora, vediamo il prossimo. Dai, la foto è diversa. Tuo aspetto è cambiato. Prendiamo le impronte digitali. Vai così, vai con le impronte. Le impronte mi sembrano corrispondere. No, non è vero, sono diverse. Per favore, fai passare me. Sì, potrei farlo, ma Oh, aspetta, ho avvisato la polizia. Tu vieni un anno intero, no. Oh, aspetta, c'è uno, dammi. Oh, ma lo vuoi? Dammi. Boom! Preso al primo colpo, sedativo. L'altra volta il sedativo, vi ricordo, ha fatto saltare in aria una moto. Quindi sedativo io non mi fiderei troppo. Giornata interrotta per attacco terroristico. Probabilmente era questo il diversivo che avrebbero creato quelli dell'ordine per farci ammazzare il killer. È possibile. Alcuni cittadini di Arzoska, del distretto di Altan, sono sospettati per alcuni eventi recenti, forse attacchi terroristici. Ah, adesso dobbiamo confiscare i documenti in modo da poterli controllare.
tutti i passaporti di Arzowska, del distretto di Altan, devono essere confiscati. Oh, no, raga, abbiamo Giorgio Costava tra i ricercati. Caspita, cosa ha combinato? Peraltro l'avevo fatto già arrestare l'altra volta. È già libero ed è già ricercato. Incredibile. Scommettiamo che questa viene da Arzowska. Quanto ci scommettiamo? E viene da Altan. Esatto, esatto. Allora, come faccio qua? Devo tirarlo così? Da Arzowska appartenenti? Perfetto. Non ho controllato, ma secondo me potevi passare, vai. Sulla fiducia, non c'ho voglia di tirarlo fuori. Passa, ti prego, dimmi che era tutto a posto. Grazie, è bello tornare a casa. Vado in viaggio presto, mi serve il passaporto. È confiscato! Cosa vuoi dire? Che è confiscato? Contatta il numero sul talloncino per recuperare. Puoi restituire a me. È archiviato, non posso più restituire. Non vado via senza passaporto. E allora ti arresto. E dai, eh. Non puoi fare questo. Invece l'ho appena fatto. Sono cittadina da Arzowska. Libertà di movimento è mio diritto. Non penso proprio. Una bella botta in testa. Una bella botta in testa. Sì, sì, botta in testa. Botta in testa. Boom. Lo sapevo. Questo non ci ha dato il passaporto. Mi serve il passaporto. Perché non mi ha dato il passaporto? Cos'è il passaporto? Sì, vabbè. Motivo: non hai il passaporto. Cos'è il passaporto? Cioè, hai tutto il resto e non... Ma non sai cos'è un passaporto. Ma chi vuoi darla a bere? Sparisci. Io adesso mando quelli dell'ordine dal mio vicino, perché è incredibile. Oh, non la smette più con sta roba. Mamma mia. Fa un casino assurdo. Non so se lo sentite, ma fa un casino assurdo. Qua vedo subito che il nome è completamente diverso. Vediamo dalle impronte digitali se hai davvero due nomi. Controlliamo immediatamente. Tieni, metti pure che facciamo subito il controllo. Sì, sì, hai il nome. Vero, bravo. Sì, hai il nome. Ok, allora non ti controllo più, perché di solito conosco il gioco. Quindi se mi ha fatto controllare una cosa, no, teoricamente non ce n'è una seconda da controllare. Almeno spero. Però teoricamente funziona così. E infatti è andato liscio come l'oro. Ancora quello dell'ore, no? Tira giù questa roba. Stai così, eh. Chiama la polizia. Fammi non posso sparargli, ma porca miseria. Abbiamo perso l'occasione. Uomo in rosso vivo. Ora ha per bersaglio gli agenti Ezik in colecchia. Ottimo. Come in colecchia? Ma se doveva passare di qua, non dobbiamo rivedere i piani. Vabbè, è in colecchia. L'importante è che vi faccia fuori tutti. Tieni, prego, ciao. Addio. Addio, che non ti voglio qua. Non ti voglio qua. Prima o poi ti arresteranno, infame, non sei altro. Ah, abbiamo una di Arzowska che scommettiamo è del coso di... Ah no, è uno. Scusa, non volevo. Allora, prima di confiscare, fammi controllare che sia tutto corretto, perché sennò devo farti passare sulla fiducia e potrei sbagliare stavolta. Però sembra tutto a posto. Allora, tiriamo su questo. Tira su questo. Passaporto confiscato. Ok, e tu puoi passare. Prego, puoi andare. Cos'è? Talloncino, dov'è il passaporto? È confiscato. Vediamo se fa storia. Voi non potete fare questo. Ah, dai, non fare storia, vai. Ah, grande, bravo. Sennò ti dovevo arrestare un'altra volta. Il che mi avrebbe fatto comodo, perché mi avrebbero dato dei soldi in più. Ma va bene lo stesso, dai. Aspetta un attimo. Questa pensava di fregarmi, ma non è assolutamente alta. 190. Dai, sì, variazione naturale. Certo, come no. Certo, come no, dai. Ti hanno preso, ti hanno allungato. Fammi vedere. Commettiamo che non corrispondono. Infatti lo vedo già da qua che non corrispondono. Ti posso arrestare. E dai, è così. Per favore, fai passare me. No, no, grazie. È inutile che me lo chiedi. Cioè, peraltro non tenta. Per favore, fai passare me. Almeno se vuoi provare a corrompermi. Non dico che mi puoi corrompere, però se vuoi provare, almeno, cioè, sborsa i money. Lanciami i soldi sul tavolo. Fammi vedere che vuoi davvero passare. Se tu mi chiedi così, per favore, cioè, non ci metti l'animo. Giorgi Costava. Ciao, bello. Oggi vengo solo per visita breve. Come no? Tutto molto buono per me. Io non sono in nessun bollettino criminale. No. Non sei in nessun bollettino criminale. E invece sei in un bollettino criminale. Mi spiace per te, Giorgio. Se venivi domani, probabilmente non c'eri. Cosa? Io pago polizia profumata. Dicono che niente bollettino, che è tutto a posto. Non devo più fidare di persone amichevoli. Hai ragione. Ciao. Torna. Scusa, Giorgio. Torna da te. Ah, ok. Ora molta polizia conosce me. Ora faccio discorsetto con loro di nuovo. Comunque tu hai lavoro duro. Meglio vendere droga. Diciamo che anche il mio lavoro comporta dei rischi, soprattutto con gli attacchi terroristici. Sempre simpatico, Giorgio. Sempre simpatico. Peraltro, due episodi di fila. Incredibile. Di solito non succede mai. Resti solo due giorni. Scusa, non ho letto perché cosa. Transito per Arzos. Pesi di più. Cosa cerchi di portare dentro il mio stato? Vediamo un po' se sei ingrassata o cerchi di portare qualche arma di contrabbando. Vediamo subito, dai, fai veloce a fare queste foto che voglio vedere, sono curioso. E questo che cos'è? Hai commesso errore venendo qui. Non so niente, nemmeno io, ciao. Cittadina di Arzowska. Ah, questa però non è del distretto di Altan, quindi questa teoricamente può passare. Ovviamente se è tutto in regola e se non fossi ingrassata stranamente anche lei di 3 kg. Selezionata per perquisizione casuale, sì certo, come no. E peraltro sei anche l'ultima della giornata, vediamo se puoi passare. E alla faccia, porca miseria. Che caspita stai portando qui? La bomba nucleare, ci vuoi far saltare tutti in aria? Oh, 20 di bonus arresti, ottimo. Stiamo guadagnando un sacco di soldi, incredibile. Una vera epidemia minaccia la FF. Adesso c'è l'epidemia. Arriva peraltro Sergio, sentiamo cosa vuole Sergio. Devo chiedere piccolo favore.
Sentiamo un po'. In guerra ho incontrato ragazza bellissima. Penso a lei ogni momento. Ieri ho saputo che finalmente viene qui. Prego, fai passare lei e io sono in debito. Suo nome è Elisa. Ok, suo nome è Elisa. La farò passare sicuramente perché Sergio mi sta molto simpatico. Ok, questa è la foto. A Sergio, tu Elisa, ti amo per sempre. Probabilmente, ovviamente, avrà qualche cosa che non funziona e che quindi ci costerà un ammonimento, ma per Sergio lo faccio volentieri. Ovviamente dobbiamo rifiutare tutti i richiedenti provenienti dalle federazioni unite. E il primo sarà delle federazioni unite. Scommettiamo? Ve l'avevo detto, ormai lo conosco troppo bene sto gioco. Vabbè, non sto neanche a controllare tutto perché sei delle federazioni unite, quindi è inutile anche che ti controllo. Non portare il vostro morbo ad Arzoska. Cosa? Sono in piena salute. È troppo facile rifiutare ingresso. Tante carte per niente. La sicurezza prima di tutto. Alla mia frontiera il virus non passa. Cos'è questo disegno sul muro? Mio cane sa fare... Ah, sì? Forse è meglio se si dà sport. Ah, addirittura ti ho detto che è di mio figlio. E non ti rimangi? Perfetto, basta. Tom, ti rifiuto. Ti metto... No, non mi fa mettere il motivo. Guarda, ti rifiuto. Te ne vai, eh? Rifiuti per me un argomento sul disegno, vero? Sì. Tornatene a casa, così impari a parlare male di mio figlio. Te sei d'Arzoska, ma non hai la carta d'identità. Una colechiana che non ha nulla. Aspetta. Lascio questo a te. Tu, come fuoco ardente, tu desiderio rovente. Di mio cuore sofferente. Non riesco a leggere cosa c'è scritto lì. Ancora tu. Approvato. Approva mio visto. No, non posso. Anche perché siccome devo far passare anche la ragazza di Sergio e ho già preso un ammonimento, non posso prenderne altri. Serve davvero? Sì, mi dispiace. Sei simpaticissima, però torna con i documenti. Mi dispiace. E ma ho dato un biglietto carino a te. Mi dispiace, ma oggi sei andata male. Ho già un altro ammonimento in programma e non posso pagare le multe. Ah, Federazioni Unite. Che bello che questi qua non li devo neanche controllare. Cioè, è incredibile sta cosa. Troppo bella. Faccio così, controllo nulla. Boom. E si torna a casa, amico mio. Si torna a casa. Una colecchiana. Vediamo un po' che cosa vuole questa colecchiana. Vita da schifo. Nessuno ama me. Wow, nessuno dice cose carine a me. Parte su visto confonde, ma resto è potente. Grazie. Di nulla. Grazie a te. Ciao, prego, puoi andare. Non l'ho neanche controllata perché non penso che... Mi ha dato un gettone grande. Non fanno prendere al movimento. Torno. Un idiota. Me lo merito. Non è che tutte le volte che questi parlano io posso farli passare. Perfetto, adesso pagherò una multa. Ma porca miseria. Ah, abbiamo una diplomatica che però, come poi possiamo subito vedere... No, porca miseria. Ho sentito che ora guida per sempre apposta... Scommetto che è ancora capo atroce. Chi? Come sta Dimitri? Shepersovska. Ah, me la ricordo. Sì, è... Ragazzi, anch'io, non giocandoci da tempo, alcune cose me le ho dimenticate. Questa qua, il nostro capo ci ha chiesto assolutamente di farla passare, che era una sua amica. Però, no, non lo faccio. Affronterò l'ira del mio capo, ma non lo faccio assolutamente. Assolutamente nessun favoritismo, soprattutto di quel capo che mi sta super antipatico e mi dà le cose di sufficienza. Quindi, no, col capo io non ti faccio passare. Non è che, siccome hai le conoscenze... Ah, ti posso pure arrestare. Allora, cosa fa il tuo amico Dimitri, Il mio capo non ti può aiutare, sei in galera. Il capo sarà arrabbiatissimo, ma io non favorisco nessuno. Peraltro poi, se devo pagare pure la multa, ma col cavolo, cioè, te ne vai in galera e basta. E il giorno è finito, quindi probabilmente arriverà domani. Sì, penso la fidanzata di Sergio. Perfetto ragazzi, l'episodio finisce qui. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto, commentate, condividete, spolliciate, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e attivate la campanellina per rimanere sempre aggiornati sulle notifiche. Seguitemi su Instagram, alcolapassacute. Ciao ciao. Oh!